Cari amici, veniamo fuori da una settimana ricchissima di sport, di eventi internazionali, dove la città si è mostrata in tutta la sua bellezza, ma ci siamo già rimessi al lavoro. Avevamo promesso, e così abbiamo fatto, che anche per il mondo del calcio, per lo stadio Erasmo Riacovone, ci sarebbe stata una nuova vita. Per questo ovviamente stiamo traguardando anche con gli investimenti pubblici e la progettualità che abbiamo messo in campo sul tavolo del CIS, i Giochi del Mediterraneo, che ospiteremo nel 2026. Ma nel frattempo, venerdì, la Giunta Comunale discuterà e approverà il nuovo avviso pubblico per dare in concessione lo stadio a player di altissimo livello per i prossimi 30, forse 40 anni, all'interno di un partenariato pubblico-privato che prevede un forte investimento pubblico fino a 25 milioni di euro all'interno di quel programma dei Giochi del Mediterraneo, con la possibilità di grande riqualificazione per tutte quelle aree. Come dire, limitrofe allo stadio che hanno già iniziato una grande fase di rigenerazione, penso al Pala Ricciardi, penso al campo scuola e a tutto quello che attiveremo proprio in vista dei Giochi del Mediterraneo. È previsto anche per i cittadini, i tifosi e più appassionati un momento di partecipazione a proposito dei progetti che arriveranno e nel frattempo, come sapete, abbiamo già una convenzione con il Politecnico e presto ospiteremo una mostra presso la Biblioteca Clavio, per in qualche maniera iniziare a farci suggestionare da un po' di proposte artistiche da parte dei ricercatori del Politecnico. Insomma, siamo molto contenti, la città avrà il suo nuovo stadio comunale in una manciata di anni. Tutto sommato sarà uno stadio sicuramente in linea con i requisiti delle più alte categorie. Non ci resta che tifare rossoblù per domenica. Questa città sta salendo di livello, adesso aspettiamo anche gli amici del calcio.